È un grande piacere introdurre oggi Claudio, ma è anche difficile, perché Claudio è tanto, è di tutto, è psicoterapeuta, psicologo, filosofo, medico, e dopo dirò forse medico non solo diciamo di alcune malattie più diffuse, ma di quella più diffusa nel nostro tempo, che è quella dell'anima, in cui è sicuramente il maestro. In questo quelli che noi lo conoscono lo riconoscono in questo senso. E oltretutto, diciamo, senza fare una digressione sulla sua biografia, è una persona che ha nato in Cile nel 1932, ma ha vissuto in lavorato, insegnato, fatto psicoterapeuta in moltissimi stati del mondo, dalla California al Messico, il Venezuela, la Spagna, l'Italia, e di conseguenza, diciamo, è difficile da inquadrare, ma non c'è bisogno di inquadrarlo, lui parlerà questa mattina e lo conoscerete. Io dico solamente quello che è stato per me e che per molti di noi che lo conoscono da tempo. Diciamo, ci sono due aspetti che lui ci ha insegnato, per cui lo riconosciamo come maestro. Il primo è che senza conoscere se stessi, senza un lavoro introspettivo che ci possa far conoscere per aprirci verso gli altri, per cui è un lavoro, diciamo, complesso e anche individuale, non c'è futuro per nessuno, se parliamo di cose positive, e non c'è nessuno neanche per il mondo, finché ciascuno non riesce a vincere le proprie piccole nevrosi e a vedere gli altri in maniera positiva e mettersi in una dimensione di amore invece che di conflitto. Però c'è anche un altro messaggio che io interpreto nel Claudio che fa il giro d'Italia di queste conferenze sull'educazione, che è una dimensione più collettiva. Lui ci invita in sostanza non solo a migliorare noi stessi, ma come a impegnarci nel senso buono, uso una parola che adesso assolutamente fa schifo, in senso politico buono. Politico vuol dire, molti di voi sono insegnanti, lavorano nel sociale, non basta lavorare su se stessi se questa dimensione di pace, di disponibilità non viene allargata innanzitutto ai propri familiari, ai propri alunni, ma diciamo così, io posso dire, in un rinnovato impegno collettivo in un paese che mi sembra stia andando alla deriva, se non c'è qualcosa, qualcuno che, diciamo, lo possa fermare. In questo senso io riconosco in Claudio un maestro e sono grato del fatto che una persona come lui, che posso dirlo senza offenderlo, non è più un ragazzino, è vero? Non... Mi offende un po'. Ti offendo un po', ma mi è scappata. Comunque, costa una fatica anche fisica a Claudio muoversi tante volte in questi giorni. L'ho visto ieri che la schiena che andava male, purtroppo dice che ancora oggi stare seduto gli fa male, ma comunque la sua energia interiore è talmente bella che farà fronte a qualsiasi malattia fisica. Adesso do la parola a Mirka Ognissanti, che è la presidente del CDLEI, che ha contribuito a organizzare questa conferenza. Grazie. Intanto ringrazio tutti, ringrazio il Centro Gestalt, l'Associazione SAT Educazione. E il mio è un saluto brevissimo, istituzionale, ma anche imbarazzato per sedere accanto a un maestro di questa statura, che non ha certo bisogno di presentazioni. E voglio però solo in due parole spiegare perché diciamo un'unità del settore istruzione del Comune di Bologna è qui oggi e in quale veste e diciamo con quali congruenze, ecco. Io sono responsabile di un centro che si chiama Riesco, sono responsabile da poco di questo centro che
a sua volta è nato da poco, ma che di recente ha davvero poco, perché all'interno contiene due centri di documentazione che hanno una lunga tradizione operativa a Bologna, come unità del Comune di Bologna, che sono impegnate nell'ambito della documentazione e dell'intercultura. Il laboratorio di documentazione e formazione, il primo, si occupa in particolare di documentazione, ovvero di raccolta di esperienze positive, innovative, con un carattere di che contengono una variabile di cambiamento importante al loro interno e che sono portate avanti all'interno dei servizi per l'infanzia da docenti, educatori di nido, che molto spesso lavorano per portare il cambiamento all'interno di questi servizi, il più delle volte in maniera silenziosa, ecco, ma con grande qualità. Ecco, allora il nostro centro, in particolare con il laboratorio di documentazione, invita questi professionisti dell'educazione a non aver paura di raccontare il loro lavoro, anche quando è poco riconosciuto in generale e quando i risultati che porta sono poco urlati. Quindi chiediamo a loro di raccontare la storia del loro lavoro, le esperienze che conducono con le famiglie, con i bambini figli di migranti, con i bambini disabili, ma con i gruppi di bambini in generale, e cerchiamo di dare una forma a queste storie attraverso dei piccoli fascicoli anche illustrati che vengono poi diffusi alle altre scuole, per cercare di portare fuori, di diffondere queste storie di attenzione, di qualità. E chiediamo a loro anche di non temere rispetto alla possibilità di filmarsi mentre conducono queste esperienze, e li aiutiamo a confezionare dei video molto semplici che poi ci aiutano a raccontare che cosa si fa nei servizi per l'infanzia del Comune di Bologna. Poi all'interno di questo centro c'è anche il CDLEI, che ha una storia ventennale di lavoro nell'educazione interculturale e che in sostanza ha come missione principale quella di accompagnare le scuole, quindi anche dalle scuole primarie e secondarie, nel faticoso lavoro di accompagnare quella trasformazione che è portata dalla elevata presenza di allievi che vengono da paesi lontani o che sono nati qui ma hanno una storia familiare di migrazione, una storia che la scuola non può non ascoltare. Quindi aiutiamo le scuole a permettere che queste storie entrino a far parte dell'identità della scuola, e, per esempio, cercando di pensare a una scuola anche capace di parlare la stessa lingua, ad esempio, degli adolescenti. Portiamo a scuola dei DJ, dei blogger, dei freestyler, che sanno parlare un linguaggio che ormai noi non, cioè che non siamo in grado di adoperare con i ragazzi. Portiamo a scuola le famiglie di questi ragazzi, anche quando sono famiglie che non parlano l'italiano o che non lo parlano benissimo, ma che hanno molta voglia di fare parte della scuola. Portiamo i ragazzi nei musei, abbiamo portato alcuni adolescenti al Museo di Arte Contemporanea, e poi quando siamo tornati nei laboratori di meccanica, dove con le tute, i guanti e le divise che indossano per la sicurezza, i ragazzi hanno saputo reinventare quei pezzi che producevano e riportarli al museo, vedendo un po' di arte anche nel loro lavoro. Quindi per questo pensiamo che forse il Centro Riesco possa in qualche modo essere interessato all'idea di una scuola che va verso una società più democratica. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie. Istituto Sat Educazione mi ha chiesto di parlare di questo tema.
Sono molto contento di incontrare un'altra istituzione che vuole il cambiamento dell'educazione. Credo che non è raro incontrare persone che vogliono un'educazione diversa, ma l'educazione come istituzione è molto inerte, è molto difficile da cambiare. E per questo io continuo a avere voglia di parlare. È un po' un imbarazzo incontrare tante persone che conosco. Ho l'idea che non ho molte cose diverse da dire che mi hanno ascoltato dire una volta o due o tre. Credo che a questa altezza della vita sono come un musicista che fa variazione su uno stesso tema, come gli indiani che fanno variazione sulle stesse raga, melodie che sono una limitata collezione di melodie. Questo è uno dei miei raga, l'educazione. Per chi non mi conosce, mi scuso che non ho imparato a parlare molto bene l'italiano, ma credo che abbiamo sufficiente informalità, perché se non trovo le parole qualcuno mi aiuta a trovarle, non si giustificherebbe una traduzione dello spagnolo o dell'inglese. Mi chiedo perché mi hanno detto che molte persone si hanno interessate, ma molte persone al di là della capacità di questa sala. Mi chiedo se è per un interesse nell'educazione o perché si dice che io dico cose interessanti. Vorrei che sia per l'educazione, ma devo confessare che io non mi sono mai interessato nell'educazione prima di interessarmi nello stato del mondo. Ci sono persone che si interessano nella crisi dell'educazione. È vero che l'educazione sta in uno stato critico, tutto sta in uno stato critico oggi. La crisi del mondo ha molti sintomi. La crisi del mondo si manifesta come una molteplicità di problemi. Ma per me l'interesse nell'educazione viene dalla convinzione che il problema del mondo è un problema interno, non è un problema economico, militare, politico, di produzione, è un problema umano che tutte le manifestazioni della problematica sono manifestazioni di un deterioro della coscienza e che non si dà sufficiente enfasi al fattore umano. E come è la mia specialità, forse si potrebbe dire educare, ma educare in una forma che non entra nel concetto abituale di educazione, per questo mi dico a volte che sono un giardiniero di persone, un giardiniero di anime, perché direbbe la mia specialità è lo sviluppo della persona, ma questo ha una grande applicazione perché tutto dipende da come si fa, della consapevolezza di chi lo fa. E per questo la prima applicazione in Europa del mio lavoro è stata la psicoterapia. La mia apuesta, la mia scommessa è che si può preparare psicoterapeuta senza insegnare idee né insegnare tecniche di terapia, solo attraverso di esperienze, di vissuti, un vissuto che trasforma una persona, li fa fare meglio ciò che fa.
E dopo di qualche anni di fare, di lavorare con terapeuti, ho cominciato a pensare, ma che faccio? Un terapeuta non aiuta tanto al mondo, aiuta a poche persone. Se questo sviluppo, questo potere trasformatrice del metodo che ho sviluppato fosse dato ai educatori, ha una grande potenzialità di influire nella società. E dunque, questa idea che la coscienza è la chiave maestra, si può dire, la coscienza di chi dipende la soluzione di tante cose, implica che solo l'educazione può servire, perché il mondo è troppo grande per influire nella coscienza di tutti. Si può influire, si potrebbe influire attraverso i media, se fosse una volontà commerciale e politica di farlo, ma è troppo tardi per un adulto che vuole una trasformazione interiore è come andare controcorrente, si richiede molta attenzione, molto tempo, molta energia per un cambiamento interiore. Il caso di dire pochi sono chiamati e meno riescono a fare il percorso. Dunque l'idea dell'educazione e dell'importanza dell'educazione per il mondo è una prevenzione, ma quando si dice che più che la soluzione è l'educazione, è molto sbagliato dire quello senza aggiungere che la soluzione sarebbe un'altra educazione. Più educazione dell'educazione che abbiamo, perché è in crisi l'educazione? Però è una crisi di obsolescenza, si dice in italiano obsolescenza? Io dico che la crisi è una obsolescenza di qualcosa più antica che l'educazione che abbiamo. Il nostro modello educativo va solamente alcuni secoli per creare una forza di lavoro. Io dico che la crisi di obsolescenza è la mentalità patriarcale, e questo implica dire che ciò che è obsolescente è ciò che si chiama civiltà. Sembra una affermazione barbara dire che è la civiltà che è il problema. E alcune persone mi hanno sentito parlare di questo tema, l'ego patriarcale è una delle formulazioni, e l'altra, questo altro libro, la civiltà? Un male curabile. Sì, in inglese è guarire la civiltà. Oggi si sa che questo è vero, che è nata la civiltà come una reazione a un trauma storico, a una seccità? Sì, della terra, un calentamento della terra 6.000 anni fa, quando le popolazioni agricole, il mondo sedentario del Neolitico ha dovuto farsi nomadico ancora una volta e barbarico per andare oltre. Questo è il comincio delle migrazioni che hanno fatto dei nostri antenati rapaci, e la fame ha fatto dell'umanità ciò che è diventato oggi: competitiva, violenta, avida, poco tenera, insensibile. Dunque a volte dico il problema della civiltà siamo noi. Il problema sta in ognuno di noi, è una forma di mentalità, è questo che ho chiamato la mentalità patriarcale.
che cosa voglio dire con mentalità patriarcale, a prima faccia è qualcosa come una mentalità di cacciatore, come cacciatore di animali che è diventato cacciatore di uomini, cacciatore di beni delle persone, di cacciatori. È come un cannibalismo nascosto, che fa che ogni persona si sente male con sé, si sente senza saperlo un delinquente, e che la mente è divisa, come Freud ha mostrato, entre un super io che dice questo devi fare e un infra io, un mondo che non è istintivo, ma un mondo istintivo criminalizzato e mal interpretato. La condizione umana è una condizione di autoaggressione, di autorifiuto, di stare diviso in perseguitore e perseguitato, uno che fa che l'altra metà è schiava. E tutto questo è legato naturalmente a una mentalità despotica, a un ordine despotico nella storia. C'era un tempo in che l'autorità despotica era lo Stato, c'era un tempo nel quale l'autorità despotica era religiosa, originalmente religiosa e benevola. In Egitto molto antico, Babilonia molto antica, si può intravedere la benevolenza, ma questa verità che il potere corrompe sembra un grande teorema storico. L'autorità ha deteriorato attraverso il tempo e ha portato oggi a una curiosa situazione in che una pseudo libertà, una apparente libertà, Popper dice la società aperta, non abbiamo despoti oggi, non abbiamo oppressori, abbiamo solo oppressi. È strano, nessuno si sente libero, non c'è molto tempo libero, non c'è né la libertà di stare con sé o stare con i figli o stare siano molto le scelte nella vita umana, ma non si vede la faccia di un oppressore, di un'autorità che dice va così. È diventato un sistema astratto, o si può dire che è l'autorità del denaro, o si può dire che l'autorità del mercato, del libero mercato, la unica religione di oggi che veramente funziona come le antiche religioni, perché si sente come blasfemo contrariarla, è la religione del mercato. La unica cosa pericolosa che può dire qualcuno oggi non è contro Dio o contro la Chiesa, il grande pericolo è stare contro il mercato libero. Oggi con la crisi questo sta entrando in discussione, è come la crisi dell'educazione, che lo stato critico delle cose le mette in discussione. Mette in discussione la caducità, la obsolescenza. Qualcuno mi chiedeva ieri quando ha cominciato la crisi dell'educazione. Io ho detto non è una buona domanda. Quando abbiamo cominciato a vederla? È chiaro che hanno cominciato i bambini prima che di noi a capire l'obsolescenza dell'educazione. Quando si dice che i bambini non si interessano e si colpabilizza i bambini o i giovani, è sintomo che noi non siamo capaci di imparare delle persone a chi abbiamo un'attitudine di io so, tu non sai.
il maestro, il professore dovrebbe essere un esempio di non sapere, di poter insegnare la gioia di non sapere e volere sapere, volere imparare. Sarebbe molto meglio che questo senso che io so tutto, tu non sai niente, io ti darò qualcosa e tu avrai qualcosa quando io te la do. Non si vede l'elemento despotico nell'educazione. È come che non si vede oggi, sembra che abbiamo superato la mancanza di libertà sessuale delle persone dell'epoca vittoriana. Quando Freud scriveva e dava tanta importanza alla libido, alla vicissitudine di istinti, noi diciamo, era il mondo di quello tempo, il mondo antico. Oggi abbiamo libertà, ma non è molto vero. Quando si ha pornografia, e questo è il sintomo che non c'è tanta libertà, tanto profonda. Io credo che quando Freud parlava di una nevrosi universale e della necessità della civiltà come una gabbia, perché Freud non era ottimista, non credeva nella bontà di noi, dell'essere umano. Era chiaro per lui che la civiltà crea la nevrosi, ma non era chiaro per lui che la civiltà è una costruzione sociale che è nata e che può essere trasformata un giorno, che può essere... È una costruzione umana che può mettersi in discussione. Sì. Credo che sto parlando o troppo serio o no sufficientemente ispirato, perché ho paura di annoiare. Diceva che quando si dice mente patriarcale, una forma di capirlo è dire questa mente che ha fatto che tutta la storia è un fiume di sangue. Basta con guardare film storici, sempre violenza, sempre ingiustizia. La condizione umana è una condizione violenta, ingiusta. Una barbarie autoidealizzante. Siamo barbari che hanno alzato bandiere con molto patriottismo, molta gloria, molto orgoglio di noi stessi. È come se anche la religione ha servito per nascondere la violenza, per giustificare la nostra condizione tanto imperfetta. Questo è un livello di dire che cosa è la mente patriarcale. Un altro livello è il che ho preso come tema di questo libro, il ego patriarcale in italiano, la mente patriarcale in spagnolo. Dico che il patriarcato è come un drago di 9 teste. E nella tradizione cristiana sono 7 peccati, ma questo viene da una tradizione più antica. Sembra che erano 9 originalmente, in una tradizione babilonia che ha passato al cristianesimo attraverso la tradizione ellenistica. Le persone che mi conoscono sanno che io sono diventato una sorta di peccatologo, un specialista in questa collezione di vizi che si è chiamato peccato in un senso sfortunato della parola, perché peccato... originalmente significava
una deviazione del bersaglio. Oggi sarebbe meglio forse deviazione dell'energia psichica. Passioni è meglio, ma passioni perché sono bisogni di grande energia che ci muovono. Il Dalai Lama ha convocato una riunione in India alcuni anni fa, che Daniel Goleman ha trascritto e pubblicato come le emozioni distruttive. È un buon termine, le emozioni distruttive. Ci sono le emozioni distruttive, le emozioni inferiori e le emozioni superiori come variazioni dell'amore. Dunque la mente patriarcale è caratterizzata per questi peccati, per queste emozioni che sono variazioni sul senso di qualcosa che manca e si deve riempire appassionatamente. Il contrario del principio apollineo, niente in eccesso. Si dice che è scritto sull'oracolo, niente in eccesso. Siamo creature eccessive per i nostri desideri. Il buddismo anche, quando descrive la condizione del samsara, la condizione della mente ordinaria, la mente non illuminata, comincia l'enumerazione con desiderio. L'influenza del buddismo in Schopenhauer ha stimolato questa filosofia di che la forma di arrivare alla felicità è fare meno i nostri desideri. Ma il buddismo parla di un triangolo vizioso, il desiderio, l'avversione, sono come due sfacciature della stessa cosa, troppo desiderio di una cosa, troppa repulsione di un'altra. E dice il buddismo che la base di tutto è l'ignoranza. Nel modello che ho insegnato tanto, la psicologia dei neotipi, che è la forma che si dice primaria della dottrina dei peccati, tutto si fa derivare da un triangolo nel quale c'è una antinomia fra la vigliaccheria e la inautenticità, che sono due teorie moderne della nevrosi. Quasi tutte le teorie post-freudiane sono teorie che mettono l'accento sulla paura. Siamo come animali domesticati, che anche un elefante si può domesticare. Arriva un momento in cui l'animale capisce che non ha un'alternativa e dice: accetto la servitù. Noi umani abbiamo imparato a domesticare animali all'inizio prima della civiltà, e forse prima della civiltà abbiamo imparato a domesticare i nostri figli. Oggi non si vede come un processo doloroso, perché tutti i bambini piangono, è cosa naturale, si pensa. Solo i primitivi non hanno questo vissuto del piangere dei bambini. Se, quando in Venezuela, Colombia, i primitivi vedono come noi consideriamo normale che piangono i bambini, considerano strano. Il livello di frustrazione che noi civilizzati infliggiamo ai bambini è molto più alto che i primitivi, e non sappiamo già che siamo domesticatori, e che è l'atteggiamento verso la natura che è un atteggiamento di esplotazione, di dominazione e di controllo. Lo abbiamo con noi stessi, con nostra natura interiore. Non abbiamo l'idea dei primitivi che siamo buoni e che la natura è buona, che è la madre di tutto. La religione originale dell'umanità, prima dei dei olimpici,
del mondo patriarcale, sembra che era la religione dionisiaca, che è la religione del arrendersi a ciò che è naturale, arrendersi a impulsi, la sacralizzazione dei impulsi, la sacralizzazione della serpente. Oggi si direbbe che la serpente è la rappresentazione del cervello rettiliano che è in noi, ma che in noi è addomesticato, è vilificato, è una parte di noi che non si considera parte di noi. È come se il mondo terapeutico moderno è un mondo che vive che porta alla riconoscenza dei desideri, alla consapevolezza dei desideri e poco a poco alla decriminalizzazione del desiderio, perché i desideri sono più criminalizzati che si sa, non c'è la spontaneità dei desideri, in una forma che somiglia a come oggi dare libertà alle persone sarebbe troppo pericoloso, perché non si crede nella democrazia, non si è provato la democrazia, non si è sperimentato molto. Forse Firenze nel secolo XIV era molto più democratico che noi oggi. O i greci avevano schiavi, a volte si dice i greci avevano schiavi, noi non abbiamo schiavi. Può essere ingannevole, no? La schiavitù non si vede, o ha altri nomi. Dunque, voleva dire che una sfacciatura del mondo è un despotismo implicito basato nella paura, che riposa in chi siamo diventato paurosi di semplicemente essere noi stessi. E perché non siamo noi stessi, ci mascheriamo. E se uno si maschera, quando un bambino non ha la libertà di dire ciò che sente o ciò che vede, deve imparare a dire un'altra cosa, non dire le cose proibite, simulare. Ma la tragedia della simulazione è che la persona dimentica la sua verità. La verità diventa molto lontana, diventa una chimera che deve essere recuperata. Invece di essere la verità, la vita stessa. Dunque, parlavo di un triangolo che come il... Se io sono troppo impaurito di essere me stesso, devo rimanere dentro di me e metto una faccia falsa, una maschera, e se metto una maschera dimentico chi è indietro della maschera, e se dimentico chi è dietro della maschera, come posso agire? Non ho un me stesso da dove partire nell'azione. Ho paura, si nutre questa. Questa situazione che psicologicamente riassume tre punti di vista, tre teorie della nevrosi di oggi. Questo è il nome tecnico e accademico, teoria della nevrosi. C'è la teoria della paura, c'è la teoria della inautenticità come base della nevrosi e la teoria della meccanicità, del condizionamento. Siamo diventati automatici, siamo sconnettati dalla parte viva e diventato come macchina, macchinale. Se questo è così, è rispecchiato nella società. Si parla tanto di democrazia perché c'è una grande voglia di compensazione di un'eccessiva autorità centrale. Oggi, come diceva, non è tanto l'autorità dei governi, non è tanto l'autorità del padre
a casa, non è tanta l'autorità delle ideologie, anche dove l'autorità? Naturalmente l'autorità oggi è nel mondo dell'azienda, a volte si dice l'imperio transnazionale, l'imperio globale, è un'autorità anonima, ma questo anonimato dell'autorità è una scelta di persone di grande potere. È come dire, ci sono persone che vogliono che tutto funzioni come una macchina. Quando si fa un gioco, questo gioco di monopolio, esiste Monopoli in italiano, bambini sempre giocavano con i dadi, è matematico che uno guadagna tutto alla fine, è una lei del gioco che Monopoli, uno monopolizza. Un'economia pura è così. Un'economia lasciata alla sua legge matematica è un'economia che porta all'accumulazione della ricchezza progressiva. E si parla di economia politica, è un concetto che è in circolazione, che esiste. Nessuno messa in dubbio l'esistenza dell'economia politica, sembra essere una scienza, sembra essere un aspetto della vita sociale, ma è una menzogna politica, perché oggi si vive un'economia pura e l'economia dà alla politica la sua autorità, la politica, economia, oikos, viene da famiglia, hogar, il focolare. L'economia dovrebbe essere la distribuzione della ricchezza secondo la giustizia, secondo l'amore. Dunque, un'economia senza una intervenzione di un fattore etico, non si può dire che è economia politica. Dunque, è una forma di autorità, il decidere che le cose sono così. È come quando Sartre parla di malafede, non parla di l'inconscio, parla di malafede, è come fare come che uno non sa. Fare come che uno non può, non si può di un'altra forma. Tutto questo approccio sarebbe una seconda forma di parlare della mente patriarcale, la mente patriarcale che ha un drago di 9 teste, una è l'autoritarismo, un'altra è questo mascheramento che... Il mascheramento consiste nel passare dei valori intrinseci a valori extrinseci. Si può dire che il mondo oggi soffre di una perdita di valori, si parla tanto di perdita di valori, le persone non credono in niente, non ci sono bandiere che si alzano come in altri tempi, ideali, meno e meno si muove le persone per ideali. È come un tempo di naufragio, che non si può pensare con sé cose ideali, non c'è tempo, non si sente che non è un'opportunità, comparativamente. Ma perché? Perché ci sono il dominio è dei valori extrinseci, è come quando si dice valore e prezzo. Antonio Machado, un poeta spagnolo, dice solo un necio confonde valori e prezzo. Solo uno che è tonto non sa la differenza tra valore e prezzo. Prezzo? Sì. Oggi il mondo del prezzo prevale tanto
che tutto si fa per denaro e non ha valore ciò che non è convertibile in denaro. È come se un demone avesse infestato la vita umana, uno che osservasse un extraterrestre, che osservasse, è una cosa molto strana, queste persone che danno il valore supremo a piccole carte o bits elettronici che significano denaro, che non valgono niente, è come prendere la misura di conversione del valore in un valore. Strano che ha preso tanto valore come per fare svanire, eclipsare tutti i valori. Tutto si può avere come il prevalere della maschera su ciò che è la verità, indietro la verità umana. Dunque, questi concetti, il concetto di automatismo anche, diceva che un terzo fattore che il buddismo chiama ignoranza. Oggi l'educazione sembra aver finito con l'ignoranza, ma non ha finito con la cecità. Cecità? E questo che è l'ignoranza. L'ignoranza non è sapere cose. L'ignoranza è mancanza di saggezza. Abbiamo una cecità illustrata. E l'ignoranza dell'istituzione educativa è forse la base della sua resistenza al cambiamento. C'è una forza di resistenza al cambiamento in tutto, in noi, nelle istituzioni, status quo. Il status quo, l'inerzia è una forza, interiore, esteriore, e si manifesta attraverso la conformità. La forza della conformità è enorme, e non solamente il fenomeno di massa, come si dice, questo affascinava Canetti al fine della sua vita quando ha scritto il suo libro sulla massa. Lui era per l'esperienza nazi che si interessò nella massa, le cose, come quando un gruppo umano si mette insieme le decisioni sono più e più mostruose. No, è come quando Cicerone diceva ogni uno dei senatori è un grande uomo, ma il senato romano si comporta come un idiota, pensa come un idiota. È strano, e questo è molto bello. Un piccolo gruppo già diventa meno che l'individuo. Si dice che è diverso, è un risultato recente di investigazione. Gruppo di donne non funzionano così, gruppo di uomini sì. Si sta investigando l'intelligenza gruppale, è molto diverso secondo il genere. Ma qualcuno conosce un libro che si chiama il Pentagon Papers, documenti del Pentagono, scritto negli anni 70 e tanto, ai tempi di Kissinger negli Stati Uniti, uno, non ricordo il nome, che era in un'alta posizione nel governo, ha chiesto a amici militari, perché avevano una politica di preemptive strike, questa espressione che ha usato anche Bush dopo la decisione di attacco preventivo. Attacco, eh? E questo in tempo di guerra fredda era come la possibilità di premere un bottone e catastrofe. E lui ha voluto sapere quante persone sarebbero distrutte con questa operazione. E gli hanno detto che
più o meno 600 milioni. 600 milioni. E lui ha detto, se esiste il male, questo è un esempio, un male di tante proporzioni, tanto di più che l'olocausto della Seconda Guerra Mondiale, tanto più che Hiroshima, 60 milioni, grande parte dell'Unione Sovietica e Cina e altri luoghi, grandi danni d'Europa, e attacco di tutti i submarini atomici. E lui si è impressionato tanto perché quasi tutte le persone del gruppo che ha preso questa decisione erano persone che lui rispettava e considerava amici. Prendeva il pranzo con loro o la merenda, era un contatto abituale di amicizia e rispetto. Come può un gruppo di persone, persone che lui apprezzava, prendere questa decisione? Credo che ancora non trova la soluzione, ma credo che è questo fenomeno della confluenza, della conformità, quando uno sente che persone che sono apprezzate pensano così, questo ha un valore più grande che l'approvazione del mondo intero. Se tutto lo fanno, se tutto il mondo è pazzo, io divento pazzo anche. Se i miei amici diventano, sono così, sta bene. Credo che anche nella plutocrazia di oggi, indietro delle decisioni economiche, sia qualcosa di simile. Persone che hanno un rapporto di apprezzo mutuo, di un sentire che sta bene così. È un grande, il grande potere di stare d'accordo, come un potere infernale che sembra tanto innocente. Si hanno fatto molti anni fa studi sulla indipendenza del giudicamento in psicologia, si fa una persona stimare quale linea è più corta o quale parallela e quale inchinata, test di percezione, quando persone nella sala sono preparate per dare opinioni sbagliate, i soggetti di sperimentazione sbagliano d'accordo alla opinione della maggioranza presente, ma alcune persone hanno più indipendenza e altre persone sono più propense a stare in preda a questa influenza. Dunque ci sono questi aspetti della mente patriarcale, come la iperconformità, la paura che ci addomestica, la inautenticità che è una perversione dei valori, ma la forma che sembra più chiara di parlare di quello è dal punto di vista di ciò che io chiamo una antropologia trinitaria, nel senso non cristiano di Trinità, ma un senso sì, no, psicologico, antropologico, che siamo tricerebrati, siamo persone che hanno queste tre livelli del cervello, il cervello rettiliano o istintivo, il cervello che abbiamo ereditato dai mammiferi, che è il cervello emozionale, e il cervello propriamente umano, che è la cortice cerebrale, che è il cervello intellettuale. Io dico che sono l'intelletto è come il padre, perché l'intelletto non è solo intelletto, ma è il capo. Quando si dice il capo, è veramente la parte superiore della testa, autorità su tutto il sistema.
e la parte amorosa, amorevole di noi è come la madre, e la parte istintiva è come il figlio. Dunque, mente patriarcale si può dire è una situazione non solo di addomesticamento dell'istinto, ma eclisse dell'amore, perché anche se l'amore è molto idealizzato, molto valorato in nostra società, ciò che si valora retoricamente non è la stessa cosa che si mette in pratica come in primo luogo. Sempre posticipato la voce della parte materna in noi. Sembra che sono molto lontano del tema educazione per la democrazia, ma la verità non sta lontana. Come dire, educazione per la democrazia. Democrazia è un termine forse non tanto utile quando si utilizza tanto per vendere tante cose diverse. Quando una parola già non ha il significato chiaro, il significato originale, non si sa quando la democrazia corrisponde a una realtà. Mi piace di più parlare di educare per una società sana. Che sarebbe una società sana? E se guardiamo dal punto di vista questo schema di che il nostro mondo è patriarcale, è un mondo di troppa autorità centrale, troppa gerarchia. La visione storica ci dice che la cultura matristica di cultura come quella dei americani quando sono venuti inglesi agli Stati Uniti volevano comprare la terra e gli dicevano ma la terra non appartiene a nessuno, con chi dovremmo parlare? Con noi, ma non è un capo? No, non c'è capo, tutte le decisioni le prendiamo insieme. Questa cultura era una cultura comunitaria, potremmo dire, comunista nel senso di Engels, perché Engels era influito di Bachofen, il che ha scoperto il matriarcato, e che la cultura patriarcale aveva un precedente non patriarcale. Ci sono persone che dicono che l'epoca matristica era come un paradiso, dovremmo ritornare dalla mente patriarcale alla mente femminile. Non credo che sia vero. Credo che esiste anche la tirannia del gruppo. La tirannia del gruppo forse è stato lo stimolo per la rivoluzione patriarcale. Quando si vedono le miti come Perseo che taglia la testa di Medusa, c'era un senso che la Medusa era paralizzante, la dea delle serpenti, la dea del rispetto della vita. C'era qualcosa problematica, c'era un tempo che si doveva agire velocemente, il tempo di crisi. La mente maschile ha dovuto sentire noi dobbiamo prendere il potere per risolvere questa situazione. È troppo conservativa una società matristica. Sembra che la storia ha cominciato con una politica filiarcale. Non esiste la parola, ma si può dire che la mente animale è anarchica. La mente animale è una nel quale ognuno ha il potere sopra sé. E la natura funziona armonicamente se le persone hanno salute. Le api lo fanno molto bene, le formiche lo fanno molto bene, ognuno sa il suo posto e tutto è costruito per la natura molto bene. Nella vita umana il filiarcato originale sicuramente degenerò anche, no, non ha durato questa soluzione molto tempo,
perché nostra specie è nata in tempo di glaciari. Si sa che abbiamo diventato aggressivi verso animali e umani già all'inizio della nostra storia. Sembra che i crani dei Neanderthal sono in maggioranza perforati. Forse l'origine del cannibalismo è stato il bisogno dei umani di mangiare la proteina preziosa del cervello dei Neanderthal. Dunque, una cosa è la salute istintiva, un'altra cosa è l'esagerazione del bisogno di sopravvivere attraverso il liberalismo originale. Io faccio per me, l'impresa personale prima di tutto. Abbiamo vissuto un'autorità anarchica, abbiamo vissuto storicamente un'autorità comunale, abbiamo vissuto un'autorità centrale. Sembra che la possibilità di una società sana fosse una di un equilibrio entre queste tre forme. Il modello repubblicano è il modello di un equilibrio entre autorità centrale e rappresentazione, ma è una rappresentazione piuttosto simbolica, o non è veramente una voce popolare. Il sistema elettorale, la forma come si ha elaborato, dà l'idea che noi siamo liberi di... Non so se trasmetto questo dubbio sopra misura, ma è come se la voglia di un equilibrio tra volontà centrale e volontà popolare sta molto presente, ma manca l'autorità della persona su se stessa, una autorità che non sia soffocata per l'autorità centrale né per il dovere comunitario. E credo che questa società sana solamente può passare attraverso l'equilibrio interiore delle persone, che la unica soluzione politica è la politica della coscienza, e per questo l'opportunità dell'educazione, l'educazione per l'equilibrio interiore, per l'armonia interiore.